Ok, ciao a tutti ed eccoci di nuovo in classe. Questa volta si continua con il nostro Platone, ormai siamo affezionati a questo filosofo. La scorsa volta avevamo visto veramente e anche ascoltato una serie di idee che sono molto innovative. Alcuni studenti mi guardavano anche in maniera un po' interrogativa, ma questo comunismo platonico, mettere tutti i figli in comune, mettere le donne e gli uomini in comune senza matrimoni fissi, ma con famiglie che vengono a crearsi e a separarsi a seconda dell'opportunità della procreazione. Questi governanti filosofi che rinunciano a tutto, che rinunciano alla propria vita, alle ricchezze, quasi per intraprendere una carriera da Jedi, da monaco guerriero. Ecco, una forse delle cose che era più incuriosita, aveva più incuriosito, era anche il tema del femminismo, il primo filosofo femminista, perché in tutta questa sua estrema segmentazione dello Stato e dei doveri di ognuno, nell'interrogare le capacità, visto che appunto abbiamo un modello di Stato che dovrebbe conformarsi alle capacità, alle peculiarità, alle potenzialità di tutti, un passo interessante della Repubblica, abbiamo visto la scorsa volta, riguarda proprio il ruolo delle donne, e per cui Socrate, ormai Socrate platonico, che parla ovviamente, diciamo, esprimendo le opinioni di Platone stesso, affermerà appunto che non c'è nessunissima ragione per pensare che ci siano maggiori qualità in un uomo o in una donna nel avere virtù, nel seguire la giustizia, nel seguire la conoscenza, proprio perché ci dice Socrate, Socrate platonico, ci dice Platone, ci sono donne più forti, donne meno forti, ci sono donne più intelligenti, donne meno intelligenti, e questo avviene esattamente come per gli uomini. Quindi a me non interessa il genere, ma interessa la qualità dell'individuo, ok? Bene, adesso ci vediamo la sigla e vediamo il tema dell'educazione, come si fa a costruire uno Stato fatto così, come si fa a non farlo degenerare. Allora, partiamo con una domanda. Chi controlla i controllori? La prima domanda che si fa a Platone è: ma se io dico che il mio stato ideale, questa Callipoli, questa repubblica, è una repubblica non elettiva, è una repubblica in cui il popolo non esprime democraticamente il suo consenso a un politico rispetto a un altro o a un governante, o diciamo ogni tipo di decisione non è veicolata, controllata socialmente, anzi, questo controllo sociale delle decisioni pubbliche sarebbe per Platone una forma di degenerazione della polis. La democrazia è una delle più pericolose forme di degenerazione, perché abbiamo visto che quando chiunque, qualsiasi cittadino, ha la possibilità di mettere becco su qualsiasi situazione, su qualsiasi decisione, anche non avendo sostanzialmente competenze in merito, si finisce poi con la sofistica nel sostenere le tesi solo per interesse personale e anche finalmente a condannare un innocente o a fare delle ingiustizie che corrompono la città. Bisogna lasciare le decisioni a chi è per natura portato, chiamato a farlo, così come si deve chiedere a chi è portato a lavorare di produrre al massimo del bene, chi è portato a combattere di difendere con coraggio la città. Ora però è il tema, visto che la Repubblica è un'opera geniale, perché è un'opera in cui ci si chiede molto spesso il perché delle cose, non è un'opera in cui Platone lancia le sue idee e dice per me deve essere così, ma c'è un vero e proprio contrasto dialettico e quindi gli si chiede: ma caro Socrate, Socrate platonico, ma perché secondo te uno Stato così dovrebbe funzionare? Chi controlla i controllori? Ok?
Come facciamo a evitare allora che questi famosi filosofi governanti non possano corrompersi e via via appropriarsi, approfittarsi di questo potere illimitato che hanno? Perché, ragazzi, si tratta di una, capito, di una polis dove i governanti hanno un potere di fatto illimitato. Non c'è un organo di controllo che controlla gli stessi, diciamo, governanti. Allora, chi controlla i controllori? Risposta di Platone. I controllori si controllano da soli. In che modo? L'unico modo per fare sì che questo stato funzioni è quello di essere sicuri al 100% che chi avrà l'onore di andare a governare sia in un certo senso incorruttibile, sia immune dalle tentazioni di poter usare a proprio vantaggio e a proprio merito, a proprio conto, il potere. Come si fa però a essere sicuri al 100% che una persona posta in un grado così alto e così poco controllato di potere non se ne approfitti per il proprio tornaconto? La risposta di Platone è: c'è solo un modo, l'educazione. Noi dobbiamo immaginare uno Stato che non si basi semplicemente sull'affidare a chi ha più talento la capacità di governare, ok? Quello ha l'anima d'oro, ok? Ha la razionalità perfettamente sviluppata, allora diventa un governante. No, è così delicato avere le chiavi del comando, avere finalmente il potere in mano. Il potere è così delicato, è così, come dire, un ultimo step di un percorso oltre il quale non c'è più il controllo, che deve essere appunto preceduto da tutta una serie di step di formazione, educazione, che consentano, come dire, di arrivare solo alla fine di questo percorso e quindi anche in età piuttosto avanzata e dopo un'opportuna e lunghissima e molto rigorosa educazione alla vita, vedremo tutte le cose che devono studiare questi, diciamo, possibili governanti prima di avere questo onore e anche questa responsabilità di governare, in modo tale che, diciamo, la loro anima sia abituata, esercitata da anni e anni e anni di educazione, di addestramento a non essere più corruttibile, ok? Cioè, in altri termini, il modello che ci sta proponendo non è un modello aristocratico, io prendo i migliori e li metto lì e questi sono, come dire, immuni da qualsiasi forma di governo. Ma poi vi ricordate, appunto, riprendiamo la metafora degli Jedi. Per chi ha visto il film, i Jedi hanno in questo film di fantascienza, in Guerre Stellari, un potere incredibile, ma non diventano cavalieri Jedi e maestri subito, anzi, tutta la vita devono essere affiancati e formati, educati a rinunciare a tutto, solo quando avranno veramente dimostrato di essere arrivati a un punto, diciamo, di non ritorno, oltre il quale la loro capacità di autocontrollo è totale. Solo in quel momento allora gli si darà, diciamo, la piena fiducia di esercitare il potere. Quindi la risposta è l'educazione. L'educazione è quello che fa in modo che i controllori non abbiano bisogno di ulteriori controllori, si autocontrollino, cioè abbiano sviluppato al proprio interno un'etica così salda, solida, ferrea, che, diciamo, non ci sarà più bisogno di nessuno che li controlli. Avranno ormai, come dire, saranno abituati alla filosofia e avranno abbandonato quindi ogni tipo di volontà di appropriarsi di beni materiali, di ricchezze e di altri agi, diciamo, che li potrebbero rendere corruttibili. Ora, prima di parlarci del sistema, quindi di educazione, Platone ci parla della conoscenza e vediamo come questa Repubblica non è soltanto un'opera in cui si delinea, diciamo, lo stato ideale, ma visto che stiamo parlando di uno stato basato sulla conoscenza, sulla filosofia, no? Abbiamo detto che sono i filosofi i veri governanti, beh, dobbiamo prima capire allora che cos'è questa conoscenza che i filosofi debbono conoscere, avere, possedere, prima di poter ambire a diventare veramente filosofi e quindi governanti. Quindi, qual è l'obiettivo finale di questa educazione? L'obiettivo finale è avere la conoscenza della realtà intorno a noi, la conoscenza vera, non quella illusoria, quella delle ombre, quella delle copie e delle imitazioni della realtà, no, non quella del mondo sensibile, ma quella che noi sappiamo essere quella del mondo delle idee. Ora, per fare ciò, Platone disegna una linea, la dottrina della linea. La dottrina della linea è la dottrina che utilizza Platone ritornando a parlare della conoscenza, perché ragazzi, già nei dialoghi precedenti abbiamo visto
molto spazio al tema della conoscenza, nella dottrina delle idee per esempio. Ecco, nella Repubblica si ritorna a parlare della conoscenza e si approfondisce il discorso che già aveva aperto Platone nei dialoghi, ok, che erano dedicati alla dottrina delle idee. Vedete perché vi dico che Platone è un filosofo aperto? Ritorna a parlare delle stesse cose anche in dialoghi successivi, allargando il discorso e approfondendolo. Allora, la linea è questa. Praticamente Platone immagina una linea della conoscenza che è divisa in due segmenti, no? Il primo segmento è il segmento dell'opinione, il secondo segmento è quello della scienza o episteme, ok? Opinione, doxa, già l'abbiamo visto, abbiamo sentito. Mentre scienza, episteme, quindi epistemologia è lo studio della conoscenza, ok? L'episteme è la conoscenza vera, ok? La conoscenza affidabile. Dopodiché il primo segmento viene diviso in due segmenti. Il primo è congettura o immaginazione e il secondo è credenza o pistis, vabbè, in greco. Quindi congettura o immaginazione e credenza. Mentre il secondo segmento della scienza viene diviso in ragione scientifica, ok, o ragione dianoetica, e intelligenza filosofica o ragione noetica. Dianoetica e noetica. Ora vi spiego tutto, eh. Allora, partiamo dal primo segmento. Il primo segmento, avete capito già che è una scala dalla conoscenza più incerta e più fallace a quella finale, ultimo pezzo, è quella più alta e più certa. Allora, primo segmento è quello della congettura o immaginazione. Allora, noi abbiamo visto che nel mondo, diciamo, che secondo Platone esiste una differenziazione, una distinzione, un vero e proprio dualismo tra un mondo sensibile e un mondo invece, diciamo, intellegibile, il mondo delle idee, giusto? Ok, quindi è chiaro che la prima separazione tra, diciamo, la conoscenza opinione e la conoscenza invece scientifica è contraddistinto, diciamo, dalla segmentazione tra il mondo sensibile e il mondo delle idee. Quindi mondo sensibile a sinistra è afferente all'opinione, mondo delle idee invece è afferente al segmento a destra, scienza. Però anche lo stesso mondo sensibile, il mondo sensibile è il mondo che ci circonda, è il mondo degli oggetti, il mondo che è intorno a noi, le cose che possiamo vedere e sentire con i sensi, sono in realtà di due tipi diversi, dice Platone, perché ci sono gli oggetti e ci sono anche, come dire, delle opinioni infondate sugli stessi oggetti. Cioè, un conto è dire montagna, la montagna è un oggetto, ok? Quindi sarebbe, in questo caso, un oggetto del mondo sensibile che noi possiamo osservare e vedere. Ma immaginiamoci di parlare della montagna senza averla mai vista. In quel caso, di cosa staremmo parlando, dice Platone? Staremmo parlando di un oggetto, ok, che noi non abbiamo mai visto e quindi in un certo senso ci riferiamo a questo oggetto con una forma di immaginazione, cioè ci stiamo immaginando senza conoscerlo bene un oggetto del mondo reale, ok? Quante volte ci sono delle persone che parlano di cose che non hanno mai visto, fanno finta di saperle, ok? Quindi ancora prima dell'illusione della montagna oggetto, oggetto fisico intendo, oggetto materiale, ancora più in basso c'è il primo gradino, che è quello della immaginazione, cioè l'idea di poter congetturare, infatti è congettura o immaginazione, di fare delle ipotesi, delle dissertazioni, delle possibili teorie su un oggetto del mondo materiale, che sappiamo per Platone sarà una copia soltanto della vera idea, ma senza neanche conoscere bene quell'oggetto. Mi seguite? Senza averlo per esempio mai visto, ok? Facciamo l'esempio di quando è scoppiato il Covid, ok? Avevamo vari livelli di disinformazione, ok? Il primo e più rilevante è quando molti parlavano di questo virus senza neanche sapere che cos'era un virus. Quindi ci direbbe Platone, è possibile con l'arte del linguaggio parlare di oggetti, perché il virus di per sé è innanzitutto un oggetto, no? È un organismo, una forma di vita, ci siamo? Senza averlo mai visto e senza conoscerne le caratteristiche. Quindi c'è un doppio livello di illusione, ovvero parlare di una malattia senza conoscere neanche la malattia stessa, ed è il primo livello, la congettura, oppure la credenza, cioè
quando io conosco la montagna o il virus, io in realtà, come dicevamo nelle scorse puntate, nella teoria e nella dottrina delle idee, sto conoscendo qualcosa che è una fattispecie di un'idea più generale, di virus, di malattia o di montagna, di formazione rocciosa, ok? Secondo Platone, secondo la teoria delle idee, tutto quello che noi vediamo, così come i cerchi, così come gli uomini, così come gli alberi, immaginiamo gli alberi, no? Abbiamo detto, gli alberi sono delle copie dell'idea di albero, ok? I quadrati sono delle, disegnati alla lavagna, sono solo delle imitazioni dell'idea di quadrato. Quindi io potrei parlare del quadrato senza averlo mai visto, del quadrato disegnato alla lavagna o del vero quadrato. Mi capite? Cioè, non c'è soltanto una distinzione tra il quadrato disegnato alla lavagna e l'idea di quadrato, ma anche tra chi parla di quadrato senza averlo mai visto e quindi non sa neanche che, ad esempio, deve avere tutti e quattro i lati uguali, o almeno in teoria, quanto più possibili uguali, ok? E invece il quadrato disegnato alla lavagna, qualcuno che almeno ha cercato di vedere e rappresentare quanto più possibile il quadrato simile all'idea di quadrato, e poi dall'altra parte della conoscenza c'è l'idea di quadrato, che è qualcosa però che abbiamo detto è eterna, è immutabile e sta al di là dell'essere umano, ok? È precedente a noi e successiva a noi. Quindi, così come il virus, io posso parlare di un virus senza neanche sapere mai neanche cos'è, posso parlare del virus biologico, quindi una cosa del mondo reale, e poi posso invece cercare di fare scienza sul virus. Quando io cerco di fare scienza sul virus, sto applicando delle regole, delle idee, delle relazioni, delle congetture scientifiche che mi spostano dal piano della, diciamo, dell'illusione, della doxa, dell'opinione, al piano della scienza. Posso parlare del virus senza averlo mai visto, sto facendo congettura. Posso parlare di un virus che ho visto ma di cui ignoro tutto e sto facendo credenza. Credo di conoscere, ma sto conoscendo soltanto la copia del virus, ok? Posso invece fare scienza, cioè iniziare a dire non mi interessa questo singolo virus, ma mi interessa capire come funziona il virus in generale, ok? Per poter ad esempio contrastare una pandemia. A quel punto mi sto spostando dal virus singolo all'idea di virus. Mi seguite? Sto facendo una teoria sul virus. Più ancora, mi ci direbbe Platone, devo poi capire come agire di conseguenza dopo che ho capito le caratteristiche del virus. E quella è l'intelligenza, diciamo, che diremo filosofica, il quarto livello, ok? Quindi posso parlare del virus senza averlo mai visto, posso parlare di questo singolo virus perché l'ho visto dal microscopio di mio nonno, diciamo, davanti nella mia cameretta, posso conoscere scientificamente diciamo, il comportamento del virus e posso poi avere un'idea più alta, in generale, di come si deve gestire il problema pandemico, ok? Sono gradi sempre più alti di conoscenza, sempre di virus stiamo parlando, ma vedete che spesso e volentieri, potremmo aggiungere noi ci fermiamo a livello di fake news o di sentito dire, ok? Ho sentito dire che se ti lavi i denti, poi dopo pure se, che ne so, le cose più strane, no? Allora non ti prendi il virus, ok? Ci siamo? Quindi, attenzione, quattro livelli. Il primo, il più basso, è la congettura. Secondo, credenza. Terzo, ragione scientifica. Quarto, intelligenza filosofica. Naturalmente, passando alla seconda metà della linea, più che di virus, Platone ci parlava di matematica. Quindi la scienza episteme è divisa in ragione scientifica, che è basata sugli enti matematici, perché ci ricordiamo che c'erano vari tipi di idee, giusto? Ecco, la matematica era nella scala quasi arrivata all'ultimo grado più importante, ma era nel penultimo. Ci ricordiamo, le idee valore sono le idee più importanti. Quindi la conoscenza matematica è la conoscenza che fa un salto di qualità, è scienza, ma è scienza ancora non del tutto completa, perché la vera scienza, quella più alta, quella più, diciamo, generale, più importante, è la cosiddetta intelligenza filosofica, che si basa sulle idee e valori, e in particolare l'idea più importante è l'idea del bene. Infatti, quando vi ho parlato di gestione della pandemia, perché vi ho detto che l'idea filosofica è quando si prende una decisione sulla gestione della pandemia? Perché solo attraverso l'idea del bene, di che cos'è il bene per una collettività, mi seguite? Io riesco poi a fare delle politiche di prevenzione, di contrasto al virus. Non basta conoscere scientificamente il virus. Allora, noi abbiamo detto che tutta la Repubblica di Platone è un progetto di uno Stato che deve essere giusto, la cosiddetta Callipolis, ok? La giustizia
che Platone vuole cercare di realizzare con questo stato ideale, su che cosa si basa? Si basa sull'idea del bene. Cioè è impossibile capire che cosa è giusto e cos'è sbagliato se io prima non mi interrogo su cos'è bene e male per gli esseri umani. La stessa cosa in pandemia, ok? Ogni tipo di decisione politica è una decisione che mette in gioco il bene e il male, il giusto e lo sbagliato. Vi faccio un esempio. Per gestire la pandemia si poteva ad esempio fare un lockdown generalizzato, totale, per un anno, ok? Se ci chiudevano dentro casa per un anno probabilmente la pandemia sarebbe stata sconfitta. Ci siamo? Prima che non con le successive ondate. Ma che conseguenze avrebbe avuto sulla psiche dei ragazzi, le famiglie, l'economia di un paese? Drammatiche, giusto? Tanto che i governi, più o meno di tutto il mondo, cercavano di tirare un po' il freno quando c'erano le esplosioni della pandemia per poi riaprire le scuole, le fabbriche, ci ricordiamo? E poi richiudere solo quando era strettamente necessario. Perché questo? Perché c'era un bene e un altro bene, c'era il bene salute e il bene economia, ok? Quindi la decisione era politica nel momento in cui gli scienziati avrebbero detto per sconfiggere il virus la cosa migliore è isolarci tutti in delle gabbiette, uno lontano dall'altro, giusto? E così il virus non circola più. Voi eravate più giovani, ma ve lo ricordate, no? Il coronavirus e tutta la pandemia da cui siamo venuti. Penso che sia rimasta ben una cicatrice, diciamo, ben evidente sulla vostra pelle, no? Penso sia stato anche un momento difficile per voi, lo è stato per tutti. E lì si parlava continuamente come affrontare questo virus. Quindi c'era il sentito dire, c'era la conoscenza di che cos'è il virus, ma gli scienziati a un certo punto dicevano questa è l'opinione della scienza. Poi c'è la politica che sta sopra, perché? Perché bisogna decidere con un'idea collettiva di bene. Mi seguite? Per questo le idee e valori sono così importanti per Platone, perché sono ancora più importanti della conoscenza scientifica, perché ci permettono di agire. Facendo delle scelte, bisogna fare delle scelte e alle volte la scelta può essere giusta per qualcuno, sbagliata per qualcun altro, può essere buona per un fine, ma essere negativa per un altro. Bisogna capire qual è il fine più alto, qual è l'obiettivo più alto, qual è, capite, il bene più alto, la ragion di Stato, ok? Che è più alta della ragione del singolo. Quindi, avete capito questa linea della conoscenza? Vedremo che questa linea della conoscenza caratterizza tutto il racconto della Repubblica e anche il famoso mito della caverna, perché diciamo questi quattro gradini sono i gradini che poi ognuno dovrebbe fare per arrivare alla conoscenza, e vedremo che gli stessi filosofi saranno capaci di governare quando saranno passati dalla congettura alla credenza alla ragione scientifica, con un grande intervento della matematica, grande studio della matematica come materia preliminare alla filosofia, che però prevede non solo la conoscenza scientifica del mondo ma soprattutto una conoscenza dei valori a cui la polis deve tendere, le idee valore che sono ancora più importanti, e l'idea di valore più importante di tutte, che è il culmine, che è l'apice, diciamo, della piramide di Platone, è l'idea del bene. D'altronde tutti i valori vanno a sbattere sull'idea del bene, anche la giustizia, che è un'altra idea di valore, non avrebbe senso senza l'idea del bene. È un'idea preliminare a tutto, se tu non distingui il bene dal male nessun valore vale, no? Ci siamo. La stessa bellezza, ci ricordiamo quanto è importante la bellezza per Platone? È importantissima, ma se non ti porta verso il bene è una bellezza che non serve a nulla, giusto? Per questo il bene è più importante, perché il fine ultimo di tutti i valori è il valore di tutti i valori, è quello che dà valore ai valori, il bene, ok? Ed è l'obiettivo finale del filosofo. Alcune riflessioni. Vedete che la matematica per Platone nel cursus honorum, diciamo nel piano della conoscenza, viene prima della filosofia. Perché questo? Allora, secondo Platone, la matematica è necessaria per lo studio della filosofia. In questo riprende moltissimo gli insegnamenti di Pitagora. Pitagora, diciamo, aveva basato moltissimo della sua filosofia sull'importanza del numero e sulla capacità di misurare del numero. E poi vedremo che molti degli insegnamenti di Pitagora vengono ripresi dallo stesso Platone. Ma perché viene prima, è più importante la filosofia della matematica? Per due ragioni. Allora, intanto la matematica si basa su intuizioni sensibili, punto, linea, cioè alcune delle idee della matematica fanno comunque riferimento a delle cose che trovano un riferimento al mondo reale, cioè non è completamente astratta, la matematica è vicina, è molto vicina al mondo reale, il punto, la linea, sono cose che ci ricordano elementi sensibili e quindi potrebbero
farci cadere nell'errore di pensare che il quadrato che noi disegniamo alla lavagna sia il vero quadrato. Quindi in un certo senso non sono del tutto pure, bisogna abituarsi a capire bene come è fatta la matematica. La seconda, che è più importante, è il discorso che la matematica si basa su assiomi indimostrabili, ok? Cioè la matematica, e ricordiamoci che Euclide sarà uno degli studenti di Platone che scriverà Gli Elementi, famoso libro che diciamo testo fondamentale di geometria, che ancora oggi studiate, diciamo, molti degli assiomi e dei teoremi sono quelli di Euclide, va bene. Ecco, sappiamo che la geometria si basa su assiomi, che sono verità indimostrabili. Allora dice, mentre la matematica per funzionare ha bisogno di verità indimostrabili, la filosofia si interroga su tutto, cioè mette in crisi la stessa base della sua stessa conoscenza. Mi seguite? Cioè non è assiomatica la filosofia, è critica e problematica fin dal midollo, mentre la matematica è problematica, certo fa i problemi, bisogna risolvere i problemi, ma fino a un certo punto, cioè si basa su alcuni punti oltre il quale non si va, il punto, la linea, ci sono una serie di assiomi. Mi seguite? Quindi, filosofia problematica fin dall'inizio, al 100% aperta alla discussione, non basata su assiomi, non basata su dogmi, mentre comunque la scienza si deve per forza fermare a un certo punto, no? E oltre il quale non va, altrimenti diventerebbe filosofia. Seconda cosa, la filosofia parla di tutto ma anche dell'uomo, mentre la matematica parla di entità astratte fondamentali, vedremo il ruolo enorme che dà alla matematica Platone, ma comunque non hai il vantaggio di poter parlare dell'uomo. E visto che in fondo per essere un buon filosofo e soprattutto un buon governante devi conoscere l'uomo, ecco che la filosofia è sicuramente più importante della matematica. Ma non sono però due, diciamo, discipline che sono nemiche, sono estremamente amiche, l'una è propedeutica all'altra, dice Platone, cioè per imparare la filosofia bisogna prima imparare la matematica. Infatti nel portone dell'Accademia era scritto, inciso a caratteri cubitali, nessuno entri qui se non conosce approfonditamente la matematica, nessuno inizia a studiare filosofia se non conosce bene la matematica, ok? Dice Platone, quelli che si occupano di geometria, di aritmetica e di altre discipline dello stesso genere suppongono il pari e il dispari, le varie figure, le tre specie di angoli e altre cose simili, secondo l'oggetto della loro ricerca. Le trattano da cose ben note, le pongono come ipotesi e credono di non essere obbligati a darne ragione, ok? Gli angoli, il punto, la linea. I matematici si sentono esonerati da dare ragione di queste cose perché sono degli assiomi per loro, ok? Sono verità indimostrate, quasi fossero evidenti a tutti. Dice, come se tu fossi evidente a tutti che cos'è un angolo, che cos'è una linea e cos'è un punto. Sappiamo invece la problematicità che Platone ci rivela passando al concetto dell'idea, giusto? Essi muovono da tali presupposti per procedere nei loro ragionamenti da una proposizione all'altra e così giungono alla dimostrazione a cui miravano. Quindi la geometria, la matematica funziona alla grande se però teniamo per vere e indimostrabili alcune verità assiomatiche, ok? Quindi il pregio della matematica è molto grande, ma ha anche un difetto, che è quello appunto di non spingersi nella riflessione verso i meandri più profondi, e quindi si ferma a un certo punto a un muro oltre il quale ti dice non mi domandare più nulla, questa è la base, tu puoi andare solo da qui in poi ma non oltre, mentre la filosofia ovviamente rompi scatole e dice che cos'è la linea e che cos'è il punto, ok? Bene, ora quindi questa linea è una scala e quindi la matematica però è importante. Perché la mette in questa scala proprio prima della filosofia? La mette alla filosofia, dice Platone, prima della filosofia nella scala perché ci abitua a pensare oggettivamente, ok? Cioè il problema di fondo è che noi siamo portati a essere illusi dalla realtà che ci circonda proprio perché noi viviamo non in un mondo di matematica ma in un mondo di cose, di oggetti, di alberi, che sono copie, ok? Sono illusori. Quindi siamo piuttosto schiacciati nella metà più bassa iniziale della linea, ci siamo? La matematica è quello che ci tira verso la parte destra della linea, ci abitua a pensare con oggettività, ci abitua a pensare in maniera astratta, ci abitua a pensare che il quadrato che noi vediamo alla lavagna è solo una copia, e così come il quadrato è una copia, anche l'albero è una copia, anche il tavolo davanti a me è una copia dell'idea di quadrato, ok? Mi seguite?
Quindi ha un ruolo fondamentale nell'educazione, perché ci abitua a pensare oggettivamente. Con chi ce l'ha qui Platone? Con i sofisti. Il relativismo dei sofisti è quello che diceva che la mia idea vale come la tua, che la mia verità vale come la tua. Ma attenzione, la matematica ci abitua a pensare che esiste una sola verità e che uno dei due, se arriva a due soluzioni diverse, sta sbagliando. È solo che entrambi credono di aver seguito la strada giusta, però uno ha fatto un errore di calcolo. Ecco, questo fatto della verità oggettiva, della verità assoluta, questo è un grande insegnamento, dice Platone, della matematica. Non esaurisce tutto ciò che l'uomo deve sapere, perché non è sufficiente essere un buon filosofo e un buon governante della città, ma senz'altro è una forma mentis fondamentale. Cioè l'idea è che quando c'è un disaccordo c'è un problema di calcolo, un problema di illudersi che ci siano due verità, quando invece ce n'è solo una dietro e c'è probabilmente chi la coglie di più, chi la coglie di meno, ok? Proprio come quando si arriva a... oppure entrambi stanno sbagliando il ragionamento. Questo c'è, un disaccordo per Platone è, diciamo, un evidente problema di identificazione dell'idea, ok? Se c'è disaccordo tra me e te, c'è un problema, diciamo, di identificazione dell'idea e di calcolo. È come se, diciamo, l'area fa 20, no, per me l'area fa 15. Allora, o non abbiamo impostato tutte e due bene, se stiamo sbagliando tutte e due, o uno di due sta sbagliando. Ma non possiamo avere ragione tutte e due. Ci siamo? Così come l'area fa 10 o fa 15 o fa 20, ugualmente è giusto o no fare qualche cosa, ok? La decisione su questi valori è una decisione basata sulla conoscenza. Nel momento in cui questa conoscenza sarà adeguata, quindi entrambi noi avremo la stessa idea di giustizia, entrambi noi avremo la stessa idea di bellezza, a quel punto diremo che quella cosa è bella e quella è brutta, che quella è giusta e quella è sbagliata. Saremo tutti d'accordo. Non siamo d'accordo perché? Non perché, come dicono i sofisti, il buono per me è diverso dal buono per te, il bello per me è diverso dal bello per te, ma perché uno dei due, o tutti e due, non abbiamo ben chiaro di che cosa stiamo parlando. Ci sfugge l'idea di bellezza, che è unica ed è universale. L'idea di giustizia è unica e universale, così come l'area del quadrato o il teorema di Pitagora. Modello educativo. Una volta chiarito cosa deve sapere un filosofo, ma cosa dovrebbe sapere ogni essere umano per liberarsi dall'ignoranza, fare questi quattro passaggi, avete capito questi quattro passaggi, no? Dal più banale, cioè il parlare per sentito dire, al conoscere la realtà delle cose, ma solo materiali e empiriche, a saper fare dei modelli matematici sulla realtà, fino addirittura a conoscere l'idea di bene e le idee valore che sono l'oggetto finale della filosofia. Quindi partire dalla credenza e l'ignoranza più totale fino alla conoscenza delle cose più importanti, questo è l'iter che deve fare ognuno di noi, ma soprattutto nella Repubblica di Platone, chi deve poi avere le chiavi del comando. Il modello di Platone è super dettagliato, tanto che Rousseau, grande filosofo dell'illuminismo francese, secondo Rousseau, quello di Platone è il modello educativo più completo, più articolato dell'antichità, ok? Non che per forza debba essere il migliore, non sta dicendo che è il miglior modello educativo, ma è quello meglio delineato, più dettagliato. In cosa consiste questo modello educativo di Platone? Allora, tanto si riferisce ai, diciamo, a quelli che vengono selezionati come possibili filosofi o guerrieri, perché quei bambini che vengono selezionati come invece lavoratori, quelli non hanno un sistema educativo, ok? Non c'è bisogno, ragazzi, abbiamo già detto fino alla nausea, di fare un'educazione alla matematica, alla filosofia, tutto quello che vedremo adesso, per la classe lavoratrice. La classe lavoratrice, anzi, deve interessarsi delle cose del mondo, di produrre, di arricchirsi, perché più si arricchisce la classe lavoratrice, più lo Stato ne giova. E poi ricordiamoci sempre che l'esercito e i governanti sono, diciamo, un costo sostenuti dallo stesso Stato, dalla polis. Quindi è chiaro che ci deve essere qualcuno che produce non solo per se stesso, ma anche per la sopravvivenza di tutto l'apparato statale, perché non lavorano i filosofi, non lavorano i soldati, non lavorano, nel senso, non producono, okay? Il loro lavoro è un lavoro che deve essere retribuito dallo Stato, ok? Bene, bambini, quindi, una volta selezionati quelli che potrebbero essere soldati o filosofi, quindi delle classi, diciamo, che poi saranno quelli nullatenenti, ci ricordiamo, quelli avviati verso una carriera assolutamente basata sull'educazione, non sulla proprietà. Prima cosa, fino a 7 anni, ginnastica, musica, poesia, fino a 7 anni.
Che vuol dire musica poesia? Beh, sappiamo che diciamo, i poemi e la poesia antica era accompagnata da musica, quindi parlare di musica e parlare di poesia sono due cose che andavano di pari passo. Ma attenzione, Platone non crede, poi lo vedremo, nell'arte, ha una visione negativa della poesia e del ruolo dell'arte. Ma allora perché la mette come prima materia da insegnare? Perché sta parlando di una musica marziale, mi seguite che sto dicendo? Cioè non di una musica romantica, una musica commovente, perché dice la musica che tira fuori le passioni, che ci commuove, ci rammollisce, ci fa venire, come dire, la malinconia, un po' tipo come Ultimo, per dire. No! Cioè, avete sente le marce quelle militari? Molto ritmate, molto razionali, molto schedulate, ok? Questa è l'educazione dai 0 ai 7 anni, ginnastica e musica poesia, ma scandita da ritmi molto militareschi. Perché? Perché i ragazzini vanno subito abituati alla perfetta funzionalità del corpo, ma anche all'ordine, alla disciplina, a rigare dritti, a rispettare i tempi, ok? Marciare tutti insieme. La musica in questo senso, una musica che ti dà il ritmo della tua giornata, il ritmo dei tuoi doveri, il ritmo della tua crescita. Dai 7 ai 18 anni, indovinate un po' cosa devono studiare? Soltanto matematica. Pensa che educazione. Matematica, e vedete che ruolo importantissimo che dà, propedeutico, uno dice filosofia, no, matematica, anche perché fino a questo punto non sappiamo ancora chi sarà a governare, chi sarà soldato, giusto? È una classe mista, diciamo così, di ragazzini, ok? Dai 18 ai 20 anni fanno il servizio militare e lì si capisce chi è particolarmente portato per l'arte del combattimento, chi è coraggioso o chi invece è più importato per il ragionamento e per la riflessione, per l'apprendimento, ok? A quel punto, dopo aver valutato chi diventerà guerriero e chi diventerà governatore, filosofo, si dividono i due gruppi. Chi diventerà guerriero continua semplicemente il servizio militare per tutta la sua vita, ok? Sarà guerriero. Chi invece deve diventare il nuovo governante, filosofo, ok? Riprende a studiare, e mica è finita a 20 anni, così continua a studiare. E che cosa studia? Studia, diciamo, fino ai dai 20 ai 30 anni, 20, dai 20 anni ai 30 anni, finito il servizio militare, fino ai 30 anni, studia discipline propedeutiche alla filosofia. Quali sono queste discipline propedeutiche? Aritmetica, geometria, astronomia e acustica. Ora vi spiego perché. Geometria e aritmetica fanno sempre parte della matematica e quindi vedete ancora quanto è importante la matematica, che finora è predominante nella formazione di questi ragazzi. Ma c'è anche la musica come acustica e l'astronomia. Ci ricordiamo Pitagora che diceva, vi ricordate l'idea pitagorica per cui è tutto matematica? E quello che era dimostrato era proprio che i pianeti si muovono e possono essere previsti a livello matematico, sono orbite regolari. La musica, se io tiro una corda con una tensione X mi fa il Do, se io la tiro con la tensione Y mi fa il Re, se poi aggiungo forza mi fa il Mi. Più tiro la corda e più il suono sale. L'alternanza tra suono e pausa, pausa e suono, è matematica. La lunghezza delle note, la lunghezza delle pause. Ok? La musica è matematica. L'astronomia è matematica, quindi sono metodi applicati della matematica, servono ad applicare nel modo migliore possibile la matematica al mondo. Vedete come sta cercando di far crescere i ragazzi con delle ancoraggi tra le idee astratte della matematica e il mondo che ci circonda? È il contrario, cioè non si deve partire dal mondo e poi dire la matematica è qualcosa che viene creata ex post. Si sta partendo dall'astrattezza della matematica per tirarla dentro e spiegare il mondo. Il mondo è spiegabile in senso matematico, questo è molto pitagorico, ma non si finisce qui, perché abbiamo detto che dai 30, questo fino a 30 anni, dai 20 ai 30 anni, dai 30 ai 35 anni finalmente si studia filosofia, finora non si è studiata filosofia, dai 30 ai 35 anni. Quindi ragazzi, pensate quanto è lungo, dettagliato, faticoso questo sistema educativo. È anche maggiore del nostro, siamo nel 2023. A questo punto direbbe, vabbè, ma 23 anni, scusate, a 35 anni, a questo punto si governa. No, dai 35 ai 50 anni si assiste, si affianca
i governatori più anziani, che sono quelli che hanno già fatto tutto questo percorso prima, e si impara a governare, si prende, come dire, si affiancano questi governanti e piano piano si impara l'arte del governo della polis. Fino ai 50 anni non si hanno cariche pubbliche, ma diciamo così, si affiancano i governanti, si aiutano e si impara. Quindi ancora altri 15 lunghi anni di formazione, di affiancamento, e solo dai 50 anni in poi finalmente saranno dei nuovi. Se non hanno ovviamente fallito, se non ci sono degli errori, eccetera, saranno dei nuovi governanti. Ora mi capite perché la risposta di Platone a chi controlla i controllori, lui dice si controllano da solo? E beh, dopo una vita praticamente spesa a studiare e tutto ciò senza aver mai posseduto nulla, senza aver mai potuto neanche credere di poter possedere nulla, perché loro vivrebbero nel suo modello solo in posti dove si studia, dove si fa ricerca, ok? Dove si impara. E anche quando dai 35 ai 50 anni loro non hanno un reddito, vengono, mangiano, hanno una casa tutta dello Stato. Capite bene che lui dice, quando io cresco una persona così, arriva fino a 50 anni così, poi dopo è incorruttibile, perché praticamente, diremo oggi, è formattato, completamente formattato, la sua vita è completamente formattata ad altri valori. Cioè i valori l'hanno totalmente invaso ormai, non c'è più un modo di, non c'è più bisogno di controllarlo. Va avanti, è tipo una specie di monaco guerriero, di Jedi incorruttibile, ok? Mi seguite? Ok, qui finisco, non vi ho raccontato il mito della caverna, ma ve lo racconto la prossima volta.